No, domani, lunedì c'è un'altra cosa molto bella che è il ministro della cultura, Brai. Sostanzialmente chiedere scusa per la sua sottosegretaria che ha detto che in Italia si mangia male, sai, ed è stato ripreso in tutto il mondo. E allora da voi Tony, è scappata quella roba. Allora viene lui, vengono tutti i grandi cuochi italiani e andiamo a stabilire che in Italia si mangia male. Sì, hai, solo per dire, lui ha centrato il tema, noi siamo, quando hai detto la parola magica, pionieri, noi siamo i figli di Marco Polo e di Cristoforo Colombo. Siamo dei pionieri e siamo scarsi proprio nella rete, nel mercato, e quindi non ci sono Carrefour, c'è Charles, poi c'è i tedeschi hanno Metro, tutti altri. Mentre i nostri sono a combattere a Cinisello Balsamo per l'ultima licenza e non hanno mai aperto il supermercato Manhattan. Ci siamo andati noi, però come succedeva l'altra sera, secondo me noi stiamo dando un buon esempio, sta partendo in tanti, questo creerà una... Io sono molto ottimista sul futuro. Io penso che noi nel giro di 7-8 anni lavorando bene possiamo andare a 60 miliardi di esportazioni di agroalimentare di qualità, raddoppiarlo, vuol dire 11-12 punti di incremento l'anno che possiamo assolutamente sostenere. Avremmo bisogno che le istituzioni italiane, perché tu stai facendo un bel lavoro lassù, ma noi abbiamo bisogno anche che le istituzioni italiane ci sostengano, quindi avremmo bisogno che le istituzioni italiane, soprattutto le due di maggior specialità per il nostro futuro, che sono l'agricoltura e il turismo, mettessero sempre più persone che capiscano di agricoltura e di turismo, come succedeva una volta. Stiamo raccogliendo in questi momenti i frutti del lavoro di qualche anno fa. Grazie.